Non si può parlare di emozioni senza menzionare uno dei massimi studiosi, Paul Ekman. Sulla base delle sue ricerche sui primi studi di Darwin, egli definì quelle che sono le cosiddette emozioni primarie, ossia emozioni di base frutto di un processo evolutivo che ha portato l'essere umano a selezionare i comportamenti più adattivi per vivere nell'ambiente. La teoria universale delle emozioni nasce infatti da una serie di studi improntati da Ekman che hanno visto protagonisti soggetti appartenenti a diverse culture, sia alfabetizzate che preletterate. A questi soggetti venivano proposte delle immagini di volti esprimenti delle emozioni e successivamente veniva chiesto ai soggetti di definire le emozioni che la persona dell'immagine stava provando. Ekman si rese conto che il linguaggio del volto sembrava essere universale, ossia sembrava non essere influenzato dalla cultura di appartenenza. Secondo Ekman esistono sei emozioni primarie: paura, rabbia, gioia, tristezza, sorpresa e disgusto. Ed esistono alcuni criteri perché un'emozione possa essere considerata primaria. Vediamoli insieme. Innanzitutto, un'emozione primaria deve essere accompagnata da segnali distintivi universali, in modo particolare le espressioni facciali che accompagnano tale emozione. L'universalità è un elemento importante delle emozioni primarie perché, secondo Ekman, queste sei emozioni sono slegate da qualsiasi contesto sociale, culturale o qualsivoglia. Tutti noi le esprimiamo nello stesso modo. Un cinese le esprimerà nello stesso identico modo di un brasiliano. Inoltre, le emozioni primarie sono presenti anche in altri primati. Questa idea però non trovò il parere unanime di altri studiosi che sottolinearono che esistono delle emozioni primarie non tipicamente umane che non sono presenti nei primati. Un altro criterio per verificare se un'emozione sia primaria o meno è l'attivazione neurovegetativa che quell'emozione suscita nell'individuo. Le emozioni primarie innescano meccanismi fisiologici identici negli individui, come per esempio la paura che porta ad una maggiore irrorazione degli arti per predisporsi all'attacco o alla fuga. Inoltre, le emozioni primarie si innescano in situazioni simili e comportano una risposta immediata a quelle specifiche situazioni. Un forte rumore improvviso innesca in noi una sensazione di immediata paura e ci predispone all'attacco o alla fuga. Solo successivamente si farà una valutazione razionale di ciò che sta succedendo, ma la prima cosa che si innesca è l'emozione primaria, un'emozione che innesca dei comportamenti adattivi che noi evolutivamente abbiamo selezionato per garantirci la sopravvivenza. Ekman giunse nel 1978 alla creazione di un vero e proprio dizionario delle espressioni facciali, denominato FACS, ossia Facial Action Coding System. Questo sistema consente di descrivere e classificare le espressioni del volto grazie alla combinazione di 43 unità di movimenti facciali. Le possibili combinazioni di queste 43 unità sono più di 10.000, quindi abbiamo più di 10.000 espressioni facciali che hanno come unità di misura 43 movimenti facciali.